Sago si è svolta nei giorni scorsi un'importante manifestazione natatoria che ha richiamato circa 300 atleti in servizio. Qui al mio fianco c'è Paolo Carbone, l'ideatore dell'impianto natatorio Le Gocce. È una bella soddisfazione che la Federazione Italiana Nuoto abbia scelto proprio Le Gocce come location per questi test che sono valevoli per la Coppa Olimpica, vero? Sì. Innanzitutto volevo ringraziare la vostra emittente che consente di dare un po' di visibilità a questi ragazzi che nuotano tutti i giorni, un paio di ore al giorno, tutti i giorni per 6 giorni alla settimana. E quindi ringraziamo per questo. Il nostro impianto, come vedete, è stato ideato e pensato anche per manifestazioni sportive. C'è un'ampia tribuna, c'è un'ottima visibilità, 8 corsie di 2,5 metri, molto scorrevole la vasca, mi dicono gli atleti. E quindi la FIN, il comitato provinciale, ci ha consentito di fare questa tappa. Queste sono gare che si ripetono periodicamente da novembre fino a marzo e consentono ai ragazzi di testarsi. Quindi ci si allena tutti i giorni, tutte le settimane, e poi una volta ogni 40-45 giorni ci sono questi test. I tempi ovviamente sono valevoli e c'è chi prova a migliorare il proprio tempo e chi invece cerca di fare i tempi limite per andare a manifestazioni più importanti, quali i campionati regionali oppure i campionati italiani. Siamo quest'anno, chi non è niente non sa, ma i famosi Cumoni, quelli che hanno fatto fare il record del mondo a Decina, a Bizzeffe, anche a Roma, sono stati vietati. Adesso si torna praticamente indietro di 2 anni, non ci sono più i costumoni, ci sono i costumi normali e quindi tutti i ragazzi si stanno cimentando e hanno sensazioni diverse. Quindi queste gare servono anche per adattarsi a queste nuove condizioni. L'obiettivo comunque finale è Londra? No, allora, questa qua si chiama Coppa Olimpica. Siccome le prossime Olimpiadi sono a Londra, questa tappa si chiama Coppa Londra. In pratica ci sono questi test fino a marzo, poi c'è una semifinale a maggio e la finale della Coppa Olimpica si svolge normalmente in concomitanza con il trofeo Sette Colli di Roma, uno dei trofei più importanti a livello internazionale che si svolgono in Italia. Quindi al di là della manifestazione comunque a cui partecipano tutti, dal più bravo al meno bravo, la cosa è che qui si cimenta davvero tutti quanti, da una certa categoria in su, dai 12 anni in su. Tu alleni anche una squadra? Sì, siamo riusciti a costruire questo centro grazie alla Rezzato Nuoto. Noi gestiamo la piscina di Rezzato dal 2004, io faccio questo lavoro di gestore di impianti dal 1988. Ci è capitata questa occasione, soprattutto grazie alla squadra agonistica, ci siamo conoscere e abbiamo anche quel ragazzo che ha qualche piccola soddisfazione a livello giovanile, in questi anni ce la siamo tolta, insomma, a Rezzato. Dopo noi abbiamo collaborato con la canottiera di Garda di Salò, con la quale alcuni dei nostri atleti vengono tesserati e anche qui in questo nuovo centro già da quest'anno abbiamo le squadre giovanili che nuotano, sia la preagonistica, bambini fino agli 8 anni, sia gli esordienti A e B che sono bambini dagli 8 ai 10 anni. Anche qua abbiamo circa 42-43 bambini che nuotano. La settimana prossima peraltro ci sarà un'altra gara. Di nuovo insieme, parliamo adesso di rugby perché continua purtroppo il momento negativo per il rugby.